Detto fatto, i tappeti sono questi, sono belli, ok, bisogna farli, ma come fate? C'è un sound da i primi 50 euro, vuole il tappeto di Raina della Villana, come lo sceglie? Torniamo indietro al fatto di cosa si vuole suonare, nel senso che scegliere il primo tappeto, scegliere i primi 10 è una scelta, diciamo, che può essere anche molto discussa, perché comunque è il primo. Come quando ti compri la prima macchina, come quando ti compri il primo paio di occhiali, è la prima cosa. Quindi come spendere i soldi diventa un problema. Per come la vedo io, un upgrade deve essere scelto in modo che funzioni, nel senso che per quanto fa piacere registrare dei pezzi per averli per la propria collezione, spendere dei soldi per tenerseli a casa non vale, non vale la candela. Un upgrade deve essere immaginato in modo che funzioni, in modo che sia originale, ma nemmeno campato in aria, nel senso, prendere Brusco e farlo cantare su una base techno, ok, può essere qualcuno definito stiloso, unico e irregolare, ma quando viene suonato in una dancehall fa schifo, cioè, non funziona, nel senso, comunque snaturare un pezzo non serve. Non registrare un pezzo sulla base originale, quello può essere un ottimo modo di valorizzare i soldi, di valorizzare l'idea, perché i soldi, basta parlare di soldi, qua vogliamo alla fine Brusco e l'idea. Prendere Brusco e farlo cantare, Brusco per dire un nome, farlo cantare sulla base di Sisla, che ci è sempre piaciuta, magari confrontarsi con Brusco e chiedergli se questa base ci sta, prima che lo canti, ci sta, ci sarebbe meglio su quest'altra, quello con il caso degli artisti italiani, è una cosa fattibile comunque, alla fine è un rapporto tra uomini. Quello può essere un modo di far uscire un bel dubplate. Spesso si reputa responsabile della riuscita del dub l'artista. Ossia, io ti ho detto di fare così. Se l'hai cantato male, è colpa tua. Anzi, ti sei rubato i soldi. Questo nel caso dei dubplate fatti a distanza. È una cosa che sì, ma anche nei dubplate fatti di persona, va bene. Però l'artista, se gli hai chiesto di fare quella cosa, te la fa. Alla fine anche lui deve portare il pane a casa. Beh, gli arrivano da plate tutto il giorno e il suo lavoro numero uno mondialmente, il modo quasi unico con cui prendono i soldi. Quindi, comunque te lo fa, la riuscita del da plate, prima di tutto parte dal concetto. Prendi un pezzo, lo metti su una base, dopodiché glielo fai cantare, speri che lo canta bene, perché comunque l'artista può avere tutti i motivi del mondo per stare scoglionato, per stare annoiato, ha anche lui la vita, una famiglia, gli può succedere di tutto il momento prima di registrare il proprio pezzo. E dopodiché, fondamentale, il dubplate si mixa in studio. Noi abbiamo avuto nelle attività di studio delle lamentelle, dei sound, che si registravano il dubplate incollando base a cappella, venivano da noi e dicevano, suona una chiavica. I 20 euro che ti ho dato per registrarlo me li devi ridare indietro, se non tutti i soldi compresi. Perché il dubplate suona uno schifo. Ora, quando un cantante va in studio, anche se non fa dubplate, fa musica normale, la voce che gli esce non è la stessa che sta sul CD. Esiste il fonico, esiste l'addetto al mixaggio, esiste tutta una serie di persone e competenze che fanno funzionare il pezzo. Comunque è una scienza alla fine il mixare un qualsiasi pezzo musicale, e il dubplate non è solo da questa regola. Per quanto possa essere mixato bene, il dubplate deve essere mixato. Grazie agli home studio c'è la possibilità di prendersi un computer, una piccola scheda audio e un programma scaricato da internet. Quasi tutti possono mixare un dubplate in casa, non si chiede particolari competenze. Quindi a volte leggersi un PDF online che spiega come mixare le tracce vocali può essere un aiuto enorme nell'attività di un sound system, senza andare a spendere soldi a gente che magari per mixarti una traccia ti chiede 50 euro quando ti è costata già 100 registrarla. Per carità, è il loro lavoro e devono essere pagati, però se il sound inizia mettendomi io nei loro panni come loro siamo stati anni fa, non servono quei soldi, basta un po' di impegno, un po' di ingegno, un po' di... Grazie a internet ormai quasi tutti si possono improvvisare figure musicali di tutti i tipi. Non bisogna diventare tecnici del suono della Pro Tools con il terzo grado di diploma per pensare da plate. Programmi come per esempio Acid
della Sony, una volta era della Sunforge, sono programmi di 30 MB, ma che noi senza vergognarci utilizzavamo fino all'anno scorso, cioè abbiamo fatto 4 flash, mixando tutta la box con un programma da 38 euro, esagerato. Però funzionava. E quindi mixare il dubplate è una cosa molto importante. Tagliare il dubplate sulle basi originali non è sintomo di che un sound è scrauso o che non hai idea. Certi pezzi, se non si suonano su basi originali, non funzionano. Ipoteticamente, se io vado a registrare lanciando in aria Bob Marley One Love e la metto su una base o di Elephant Man o di Max Romeo o degli Scarlet, e quando suono il pezzo la gente non capisce, cioè quello è One Love di Bob Marley o Bob Marley che sta facendo un freestyle. Magari il pezzo può essere anche figo alla fine, però non ha preso il pubblico. Alla fine qualsiasi cosa che facciamo in console, qualsiasi cosa che dico al microfono, qualsiasi cosa che Jay mette e che fa girare, sia un DAW o un pezzo normale, ha l'obiettivo di far ballare la gente nel sabato sera, di intrattenerla nel caso è un flash. Un dubplate troppo saturato non funziona. Dopodiché, il dubplate, nel mixare il dubplate ci sono tutta una serie di trucchi che fondamentalmente sono gli stessi trucchi della musica reggae. Avere, scegliere una base con un buon intro e che poi attacca con un buon giro di batteria, ma vi faccio sentire alcune tracce così mi spiego meglio, è un ottimo espediente per rendere il dubplate interessante. Anche perché quando si suona una traccia in generale, questa traccia all'inizio carica la gente e quando finisce l'intro la fa saltare, beh, questo quello probabilmente è la traccia migliore per prendere un forward. Vi faccio sentire a sostegno di questa mia piccola tesi. Questa roba qua. Lasciate stare che è minima le Bounty Killer. Non c'entra quello. Quello che sentirete è l'intro. L'intro è una cosa su molti sound che iniziano a suonare e si fissano. Ok, suonare l'intro nel dancehall può anche creare atmosfera, può creare un momento di pausa in cui tutti si fermano e stentano. Senti che cazzo sta dicendo quello della console. Però non è la cosa fondamentale del dubplate. Quello in cui insisto a tutta la gente che viene in studio da noi a registrare è trovare un buon mix tra base e pezzo scelto e cantante di conseguenza. Fissarsi sull'intro o sul nome, sul fatto che i giamaicani devono dire per esempio i nomi dei componenti bene, si tratta di perdere di vista l'obiettivo, nel senso se io mando delle tracce in giamaico o c'è il giamaicano di fronte, io mi chiamo Raffaele Congeta, Gioacchino dell'Aquila e Gigi Garzia e facciamo i Amber Sound System, io me lo posso scordare che quello che non ha mai visto un nome in italiano mi canti Raffaele Congeta del tavolo, minimo farà una file con che se dice la do. Per questo anche nello scegliere il nome del sound io consiglio sempre, se si vuole intraprendere questo tipo di strada, di scegliere dei nomi facili, anche perché Raffaele Congeta Sound System su una locandina non tira tantissimo, nel senso comunque suoniamo con Scarelli, non è che ce la siamo inventati noi questa musica, quindi qualcosa che comunque richiama il vecchio discorso dell'immagine del sound. Si ha una propria passione, ma tentiamo di incanalarla in modo che questa passione sia comunicata alle persone. Ritornando al dub, su questo dub, sulla base più vecchia del mondo, che è il dub, che è un hunter, che sa come veniva con il dub, le bassonze, è evidentissimo la prima parte di intro e poi quando attacca la batteria la punchline, effettivamente fa saltare tutto. Questa è la parte dell'intro, della base. Il artista apre il basso. Yeah.
esattamente così che deve funzionare il template. Deve caricare la gente e poi farla fomentare nel momento in cui vogliamo. Qui entra Bounty. Quindi è facile fomentarsi con Bounty, è ovvio. Però anche se è un artista solo a cantare tutta la traccia, deve rimanere lo stesso concetto. Il template deve funzionare. Può funzionare sia su una base hardcore così o digital come il dato, ma può funzionare anche se dai un update sulla base, che ne so, di simplicità. Se riuso il word tipo Marley è uguale, non c'entra la velocità della base, c'entra il fatto che il update deve funzionare. Se un update non prende il forward per come la vedo io, non merita di essere tagliato, non merita di essere speso, non merita che chi l'ha registrato abbia lavorato in 10 date o abbia lavorato un mese di stipendio per andare a spendere soldi così. Non ne vale la pena. Meglio suonare in disco originale, costa infinitamente meno, la gente si diverte di più. Un template. C'è una domanda che a questo punto la domanda sopra spontanea: come fare a saperlo prima? Io ho una regola, nel senso, anche se siamo tutti DJ, io scommetto che tutti quanti noi cantiamo sotto la doccia. Sembra una cosa che non c'entra niente, ma quando parte una base, tutti quanti ci cantiamo qualcosa in testa. È normale, sia il pezzo originale. Quando mettiamo un disco, la nostra testa va già a pensare, a meno che non l'abbiamo messo in scaletta senza capire niente, senza sentire niente, va già a pensare il pezzo che sta dopo. È una cosa che viene quasi naturale. Se uno... Io la prima cosa che dico a tutti quanti è: hai scelto la base, ok, ti vuoi fare la selezione, poi lo trattiamo dopo su come concepire molti da play, infine. Ma diciamo, hai scelto questa base, va bene, cantati il pezzo che hai chiesto. Anche perché siamo tutti umani, nel senso, io posso anche non avere la voce di Bounty, di Sisno, di Bob Marley, ma un motivetto riesco a canticchiarmelo da solo. Se non ci entra, se il pezzo è troppo lento, se il pezzo non ha il numero di battute, non bisogna essere maestri di musica, semplicemente non ci sta. Poi ok, c'è una buona percentuale di rischio, questo lo vediamo subito dopo, c'è i rischi di avere un dubplate che fa effettivamente schifo, però questo fa parte anche del fatto che siamo umani, nel senso che si ha a che fare con gente che insomma non è una scienza esatta, a parte il fatto che siano giamaicani, salentini, romani o tedeschi. Comunque gente che non può nemmeno si fa di lingua. Bisogna sperare che siano anche delle brave persone, perché non ha sicuramente la pesantezza un lavoro del genere di chi in lingua si rifà lavorando 8 ore per 6 giorni a settimana e ci mette un mese. È normale. Non che anche loro sono in qualche modo giustificati, perché comunque sono persone. Se io ho avuto la fortuna di lavorare con gente come Alton Ellis, Alton Ellis fino a 4 settimane prima, no, 4 giorni prima di morire, lui registrava da letto, ne faceva 2, 3 e poi tornava a letto. Ok, è una cosa molto triste, effettivamente lavorare in queste condizioni non era il massimo della vita, però lui voleva collezionare quanti più soldi possibile da lasciare alla famiglia. Lui, nonostante fosse sul letto di morte, non ha dato un dubplate che facesse schifo. Certo, si sente la voce affaticata comunque della sua età, era malato e quant'altro, però i dubplate erano fantastici. A quanto ne sei fantastico il fatto che possa ancora essere. Altri artisti? Dipende da tante cose. Io ho avuto la sfortuna di registrare Spraga 4 giorni dopo che gli avevano ammazzato il figlio. C'è poco da lamentarsi se non è al massimo dell'energia. Chi ha ordinato il dubplate quel momento, se non lo sapeva, come a volte questa notizia non si sa, cioè stiamo lì, ma il sound che si era mettato dopo lo sapeva che gli avevano ammazzato il figlio, cioè comunque siamo umani, uno non può chiedere di cantare di pistole e quant'altro dopo che ti hanno ammazzato la tua creatura, insomma. Ma sto prendendo i punti più estremi, in realtà c'è anche la stanchezza normale di ogni uomo, o il fatto che il primo dubplate che uno canta la mattina ancora la voce rauca perché non si è esercitato. Ci sono tante cose che si possono fare per un dubplate, tante incognite, quindi quando si ordina, quando si
si sceglie di iniziare questa strada, è meglio sapere questa cosa molto prima. È meglio anche farci, insomma, tenere la possibilità.